Ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy e oggi torniamo a parlare di criptovalute, perché è da un po' che non ne parliamo. Infatti l'ultima volta abbiamo parlato di come Elon Musk si sia rimangiato le proprie parole per quanto riguarda l'utilizzo del Bitcoin, perché denunciava il grande consumo di energia per minare Bitcoin e quindi di conseguenza come ci fossero numerosi problemi per quanto riguarda il climate change. Da lì a poco però un'altra cosa che è successa, che però non abbiamo trattato qui sul canale, è stata quella della Cina, che ha deciso appunto di vietare il mining di criptovalute all'interno del proprio territorio. Ecco, queste due notizie insieme anche ad altre hanno causato un crollo del valore del Bitcoin. Addirittura in un certo momento si era visto che all'interno dell'anno 2021 aveva performato di più la borsa americana piuttosto che il Bitcoin, proprio perché se nei primi 3-4 mesi il Bitcoin era cresciuto tantissimo, tutta questa crescita l'aveva praticamente quasi annullata in un mese, due mesi al massimo. E non se ne è parlato però fino ad adesso, fino a diciamo inizi di agosto, metà agosto, quando di nuovo il Bitcoin è risalito fino a toccare delle vette insomma importanti. E quindi di conseguenza, come al solito, come ormai abbiamo conosciuto, ne ho parlato anche in altri video, tutto il mercato si è riacceso e le attenzioni si sono rifocalizzate nuovamente su Bitcoin. Ecco, però c'è da farci una domanda e quindi, Giorgio, come hai vissuto questa altalena, questo picco, poi questo grande basso e poi questo di nuovo rivalutarsi del Bitcoin? Ecco, proprio in questo video faremo alcuni discorsi. Ormai penso lo sappiate, ma io per acquistare e vendere criptovalute utilizzo Crypto.com, che è anche lo sponsor di oggi. E i ragazzi mi hanno lasciato anche un codice sconto per voi, e cioè WhatsApp Economy, che se inserirete nel momento dell'iscrizione vi farà garantire anche $25 bonus se attiverete anche la loro carta di debito. Ora, ovviamente, stiamo parlando di attività finanziarie anche piuttosto rischiose, quindi state attenti a quello che fate e se volete qualche consiglio sul tema ho già fatto una serie di video a riguardo. Crypto.com è sostanzialmente un exchange di criptovalute e secondo me è un grande vantaggio, soprattutto nelle fasi decrescenti del mercato, perché appunto, al contrario di tutte le altre piattaforme in cui si comprano ad esempio o vendono Bitcoin, in questo caso con Crypto.com, essendo appunto un exchange di criptovalute, non esiste solo il Bitcoin da poter comprare o vendere, ma ci sono decine su decine di criptovalute tra cui scegliere. Perché vi sto dicendo tutto questo? Perché è un'introduzione a quello che io, non è un consiglio finanziario, ma vi racconto la mia esperienza, quello che ho fatto in questi mesi di crollo del mercato e poi di pian piano ricrescita, come abbiamo detto, da questo ultimo mese a questa parte. Ecco, una volta conosciuto insomma di Elon Musk che se la dava a gambe dall'utilizzare i Bitcoin come metodo di pagamento e poi il ban proveniente dalla Cina, diciamo che le cose non stavano andando benissimo per il mondo dei Bitcoin e prospettavo anch'io, ma era una previsione piuttosto semplice, che da lì a poco insomma il valore di un po' tutte le criptovalute sarebbe sceso. Ecco, e quindi cosa ho fatto io? Ho visto che la situazione non buttava benissimo e non volevo perdere i guadagni che avevo fatto in tutti questi mesi, e Crypto.com mi ha dato una possibilità di salvarmi in questo caso. Infatti, tra le tante criptovalute ce n'è una che si chiama Tether. Questa criptovaluta è molto particolare perché ha il proprio valore agganciato a quello del dollaro, quindi è una criptovaluta molto stabile rispetto a tante altre, lo possiamo vedere anche dai grafici che vi sto mostrando. Questo cosa mi permette? Mi permette, nel momento in cui ho visto che la situazione insomma non buttava benissimo, di vendere le mie criptovalute per acquistare Tether. Ovviamente i costi di commissione tra criptovalute sono zero all'interno di Crypto.com. E questo mi ha permesso di preservare, anche se qualcosina, devo essere sincero, l'ho persa perché nel frattempo decidevo, comunque il valore scendeva, però nonostante tutto mi ha permesso di preservare il valore di quello che avevo sostanzialmente guadagnato fino ad adesso. Molte persone, tra cui anche vari influencer,
che vabbè, ci sarebbe da dire qualcosa, insomma, dicevano, continuavano a dire di comprare, no? Loro dicevano buy the dip, che significa comprare nel punto più basso, in modo che poi quando risale tu hai il guadagno massimo. Il problema è che il dip, dopo appunto gli eventi successi verso maggio, ecco, il dip non si fermava a scendere, quindi ogni volta credevano che fosse il dip, invece il dip continuava a scendere. E io li guardavo lì e ho detto, ok, perché alla fine è piuttosto rischioso quando sai che sicuro il mercato scenderà, è stupido fare questo discorso di comprare sperando che sia l'ultimo dip del mercato. E quindi ho aspettato, ho praticamente messo da parte gran parte delle criptovalute che possedevo in Tether, che come abbiamo detto è una criptovaluta con un valore stabile, quindi mi permette di conservare il valore che avevo guadagnato, e ho lasciato una piccola somma con le mie criptovalute in modo da tenerle sotto controllo, perché ad esempio una funzione di crypto.com è quella dell'alert, quindi vi dice quando sale e quando scende, e quindi una piccola parte la tenevo comunque all'interno del mio portafoglio di criptovalute proprio per monitorarle al meglio tramite questa funzione di crypto.com. E così riuscivo a valutare un po' come andava il mercato, e pian piano ho visto che pian piano si riprendeva, e a quel punto effettivamente ho iniziato a riprendere, quindi a spostare da Tether, dalle valute di Tether. Ho ricominciato a comprare criptovalute da Tether sostanzialmente, perché come dicevo è possibile acquistare criptovalute con altre criptovalute all'interno di crypto.com. Quanti cripto, mamma mia, cioè sto facendo più. Detto ciò, questo meccanismo sostanzialmente mi ha messo al riparo da una potenziale grande perdita e mi ha fatto anche riprendere qualcosina, insomma mi ha dato anche ulteriori soddisfazioni. Come vi ho detto, io non ho solo Bitcoin, ma ho un portafoglio di criptovalute, tra cui ad esempio alcune tra le più famose come Bitcoin, Ethereum e Binance, ma anche alcune più sconosciute o mezzo sconosciute. Cosa comporta questo? Ecco, secondo me di nuovo comporta una migliore allocazione dei miei soldi all'interno di questo asset finanziario, che come vi dicevo è molto rischioso perché è molto volatile, quindi state attenti quando investite in queste cose. Questa diversificazione di criptovalute mi permette di cogliere un'opportunità, ma anche una possibile critica riguardo il mondo delle criptovalute, cioè quella dell'esplosione del valore di un asset di punto in bianco, da un momento all'altro. E quindi scegliendo alcune criptovalute puoi permetterti nel giro di qualche settimana di ottenere numerosi guadagni e poi decidere se continuare oppure magari puntare su altre criptovalute meno conosciute che di nuovo potrebbero avere questi balzi belli grandi di valore verso l'alto. Di nuovo può essere un'opportunità, ma può essere anche un grande svantaggio, perché come può andare in alto può andare anche in basso, quindi state ogni di nuovo molto attenti a quello che fate. Però questa tecnica di differenziazione mi ha dato insomma non poche soddisfazioni, perché poi ogni tanto una faceva magari addirittura più 20, più 30%, l'altra faceva più 10, l'altro di nuovo faceva meno 10, eccetera eccetera, però di base mi ha potuto permettere di di togliermi qualche soddisfazione, ecco, mettiamola così. Un'altra cosa che potrebbe essere utile in questo senso, quindi nel gestire eventuale mercato che scende verso il basso per poi insomma cercare di capire quando entrarci nuovamente, è un'altra funzionalità di crypto.com che è molto utile secondo me, per questo sto qui a raccontarvelo. La funzione è l'acquisto ricorrente. Come vedete l'applicazione è anche tutta in italiano, quindi state tranquilli, anche le transazioni possono essere fatte in euro. Ecco, l'acquisto ricorrente è una tecnica che non solo l'app di crypto.com permette in maniera molto facile di fare, ma è anche una tecnica che è molto utilizzata e anche molto consigliata da fare nei mercati finanziari più classici, quindi ad esempio nell'acquisto di azioni, obbligazioni o pieni di accumulo. Ecco, cosa ci permette di fare questa funzione? Praticamente di acquistare una certa quantità di determinate criptovalute che scegliamo noi a base in un determinato tempo, quindi con una tempistica ben precisa. Possiamo scegliere una volta al mese, una volta ogni settimana, ogni volta ogni 2 settimane, eccetera eccetera, e decidere anche il giorno, a fine mese, inizio mese, quale preciso giorno del mese, eccetera eccetera. È una buona tecnica da usare in tutto il mondo finanziario, non solo nelle criptovalute.
ti permette di entrare man mano nel mercato cercando di appiattire il rischio di oscillazioni del mercato, perché entrando pian piano con piccole o medie quantità, questo ti permette di trovare delle opportunità nel caso in cui il mercato si alza, ma nel caso in cui si dovesse abbassare, è vero, si perde quello che si perde un po' di quello che abbiamo accumulato, ma entrando di nuovo nuovamente quando il mercato è basso, poi comunque potremo approfittare del mercato che ritorna a crescere. Questa tecnica è molto facile da utilizzare all'interno dell'app crypto.com proprio grazie a questo acquisto ricorrente, che è molto facile da impostare e può essere un'ottima strategia per approcciarsi all'interno del mondo delle criptovalute. Di nuovo, state molto attenti in questo senso e fate le cose come si deve, perché come vi ho spiegato il mercato è piuttosto complesso, piuttosto a volte anche imprevedibile, e quindi bisogna stare attenti a quello che si fa. Però come vi dicevo, io lo utilizzo le criptovalute come un mio asset finanziario, non è il mio unico asset finanziario che ho, ma è uno dei tanti, è uno dei più rischiosi, sì, e per questo lo maneggio come si deve. Però secondo me, se avete intenzione di costruirvi un vostro portafoglio finanziario, può essere un'ottima alternativa, di nuovo stando ben attenti a come utilizzate questa alternativa. E l'app di crypto.com può essere sicuramente un'ottima scelta, perché è affidabile, veloce, a bassi costi di transazione, e la utilizzo anch'io, eh? E avete anche il codice sconto WhatsApp Economy. Insomma, vi ho raccontato un po' come è andata la mia storia. In realtà poi un'altra cosa che vi devo raccontare è che qualche settimana fa ho ritirato indietro una parte dei soldi che avevo all'interno di crypto.com. Tra l'altro senza nessun costo di commissione, anche perché c'è stato un ragazzo che mi diceva ma crypto.com ti costringe a mantenere lì i soldi. Non è vero, è una cosa super semplice quella di prelevare i soldi dall'app di crypto.com e non ci sono neanche costi di commissione trasferire gli euro dal crypto.com al proprio conto corrente. Ho tolto una parte dei miei investimenti perché, come vi dicevo, la finanza personale è personale e io avevo anche un mio obiettivo quando andavo ad investire nelle criptovalute. Il mio obiettivo l'ho raggiunto e quando l'ho raggiunto ho tolto una parte dei miei investimenti in crypto.com, perché, come vi dicevo, insomma, bisogna anche gestire le proprie finanze e guardare un po' anche a spenderli questi soldi, altrimenti a che servono, no? Mio padre mi dice sempre: i soldi sono fatti per essere spesi. Ecco, e quindi diciamo mi sono anche tolto un po' una piccola soddisfazione anche grazie a questi investimenti. Quindi vi ho raccontato un po' questi mesi turbolenti, come li ho approcciati. Ecco, ho visto che le cose non mettevano benissimo, quindi senza toglierli del tutto dall'app, che non ha senso, li ho messi in una criptovaluta che comunque è piuttosto stabile ed è collegata al dollaro, quindi ha un'oscillazione nel suo valore molto bassa rispetto a quella delle altre criptovalute. E poi quando vedevo che pian piano il mercato si riprendeva, iniziavo a reinvestire le mie cifre pian piano, con anche una soluzione come quella dell'acquisto ricorrente, che potrebbe sicuramente essere un'ottima scelta. E poi, come vi dicevo, una parte le ho vendute e le ho ritirate indietro nel mio conto corrente per spenderle. In cosa? Fatevi i fattacci vostri. Niente, vi ho semplicemente voluto raccontare un po' questa mia esperienza, no? Perché poi si racconta solo di gente che diventa miliardaria con le criptovalute, però poi bisogna anche raccontare l'altra parte, insomma, quando le cose vanno anche male, anche piuttosto male. Basta, mi sto dilungando. Spero di avervi dato qualche spunto in più e di avervi dato un'alternativa nella vostra creazione del portafoglio finanziario, che è una cosa molto importante da fare se si vuole gestire al meglio le proprie finanze. E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Magari vi racconterò altre funzionalità dell'app, perché secondo me è molto valida e può esservi di grande aiuto, come lo è stata a me, come vi dicevo, togliendomi una piccola soddisfazione. E niente, quindi magari in altri video vi racconterò altre funzionalità e forse c'è anche qualche piccola sorpresa, ma chi lo sa, lo vedremo. Ci vediamo, prossima puntata parleremo di, non lo so, ma sicuramente di economia. Alla prossima!